Caldo estivo a San Giusto per il match tra il Canavese ormai tranquillo e la Valenzana in cerca di punti salvezza. La prima occasione dopo un quarto d'ora di gioco soporifero è degli ospiti. Zagaglioni fugge a Pagliarulo, va sul fondo e crossa teso una palla che nessuno riesce a ribadire a rete. Il Canavese si scuote, pallone da Ottonello per Ebagua che dal limite si gira e infila l'angolino basso con un tiro precisissimo dove Di Gennaro non ci arriva e fa 1-0. Ancora padrone di casa, da calcio d'angolo palla lunga per Cristini che la mette in mezzo. Batti e ribatti arriva Barbieri, gran tiro, il portiere rinvia sui piedi di Del Signore che serve Bago, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Il tempo si chiude con una gran punizione di Ottonello che costringe Di Gennaro ad alzare il tiro sulla traversa. La ripresa si apre con un gol annullato alla Valenzana, cross di Fusaro, Chiaria spizza la palla di testa per Biava che mette in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Brutto fallo di Ebago su Vettori e l'arbitro estrae il cartellino rosso, così il Canavese resta in 10. Entra Capraro per Barbieri e si fa subito vedere con una discesa velocissima che lascia sul posto il difensore. Appena in area tira un siluro che sorvola però la traversa. Ancora Capraro serve un bel pallone in piena area per Parisi che cade sull'intervento del difensore, ma l'arbitro farà proseguire giudicando non da rigore il contatto. In 10 i blugrane si accontentano di difendere il vantaggio e rischiano però qualcosa. Da una punizione la palla spiove in aria e in tuffo Zagaglioni manda la sfera a lambire il palo della porta di Pozzato. L'ultima occasione ospite è ancora per Zagaglioni che da fuori area trafigge con un bel tiro Pozzato. Grande esultanza che l'arbitro però spegne subito segnalando un fallo di Caponi e annullando perciò il gol del pareggio. La partita finisce qui, con il Canavese matematicamente salvo e la Valenzana sempre più invischiata nelle sabbie mobili della bassa classifica ed in lotta per non retrocedere.